Allora, buonasera a tutti, intanto grazie per essere qui, sia le persone in presenza qui al Museo Olinto Marella e le persone che ci stanno seguendo in streaming. È emozionante, è la seconda serata di una serie di appuntamenti che hanno preso vita mercoledì scorso e che proseguiranno fino a poco prima di Natale. Una piccola introduzione per capire perché stasera siamo qui, perché abbiamo fatto queste scelte relative appunto a degli argomenti e delle persone che si trovano a relazionarci di questi argomenti. Olinto Marella, padre Marella, per come è conosciuto qui a Bologna, è un personaggio che ci dà tantissimi spunti. È un sacerdote, come sapete tutti, è stato un sacerdote sospeso a Divinis, e quindi questi appuntamenti ci daranno anche l'occasione di capire perché questa sospensione, come l'ha vissuta, cos'è stato il contesto storico, il contesto anche ecclesiastico in cui ha preso vita la sua sospensione a Divinis, e ci saranno due appuntamenti che approfondiranno un po' di più questi aspetti. Don Paolo la settimana scorsa ci ha raccontato della coscienza di Olinto Marella, cioè questa sua apparente disobbedienza che in realtà è un'obbedienza a se stesso, alla sua coscienza, al suo incontro con Cristo, come ci è stato detto. Ma Olinto Marella appunto è un uomo, una persona, un professore, un intellettuale, un uomo che ha vissuto il suo tempo, il Novecento, ed è un uomo che ha vissuto varie regioni. È veneziano, in realtà è originario di Pellestrina, nella laguna veneziana, ma per tutti è bolognese perché qui è iniziata la sua seconda vita, no? Come padre Marella, non tanto come Olinto Marella o Don Marella. Il suo vivere questo contesto lo ha portato a vivere i suoi anni, gli intellettuali che circolavano in quegli anni, con cui è entrato in relazione, e vedrete una serie di relazioni interessanti. Io vi consiglio davvero di partecipare a queste conferenze perché ce ne sono alcune strane, no? Per esempio quella sul rapporto tra Olinto Marella e il design. Cosa c'entra Olinto Marella con quel momento? Cavolo se c'entra, soprattutto per chi è di San Lazzaro si renderà conto della straordinarietà, quindi della concentrazione di bellezza che c'è stata in quel piccolo angolo, no, di mondo. E ci sarà una cavalcata anche su padre Marella, pedagogista, educatore. Padre Marella, abbiamo detto, ha vissuto il Novecento. Il Novecento è un secolo pesante per tante ragioni, e lo ha vissuto soprattutto nella Seconda Guerra Mondiale qui a Bologna. E lo ha visto protagonista anche di una serie di episodi. È stato testimone, è stato un uomo come tanti in questa città che ha vissuto quello che hanno vissuto, no? I suoi concittadini, ma è stato anche protagonista di alcuni episodi particolari che questa sera magari indagheremo. E appunto questa cavalcata del Novecento verrà accompagnata da persone che ci aiutano un po' a capire in quale contesto è fiorito Olinto Marella. Prima di iniziare io ringrazio Mauro Maggiorani, il professor Mauro Maggiorani, per essere qui stasera e gli faccio ancora le congratulazioni per l'importante premio che è andato appena a ritirare a Potenza, di cui magari ci parla un attimo prima di iniziare. Buonasera a tutti. No, vabbè, il premio è un premio per un libro di storia dell'Unione Europea, quindi è un argomento un po' diverso, che diciamo sono gli argomenti di cui mi occupo in realtà un po' di più, perché temi legati alla storia di Bologna come intesa come resistenza li ho un po' abbandonati a qualche anno, risalgono più al periodo in cui lavoravo come direttore all'Istituto Storico della Resistenza di Bologna, che ha avuto una sua storia, una sua genesi, e che ha prodotto molti studi sul territorio, sia bolognese che provinciale. Molti libri fatti da quel gruppo sono ancora testi di riferimento, per cui ricordo sempre con grande piacere quel momento di quell'istituto, che peraltro aveva me come direttore e Werther Romani come presidente, che per i sanlazzaresi, qui, insomma, e non solo, anche per chi nel mondo dell'italianistica e della linguistica conoscono, insomma. Quindi è stato un periodo un po' d'oro per me, ecco, abbiamo fatto molte cose. E ho accettato molto volentieri questo incontro, e per cui sono qui. Non so, devi farmi un via? No, partiamo tranquillamente. Ci siamo detti di partire da quando la guerra effettivamente è arrivata prepotentemente qui a Bologna, ed è stato
una fase in cui Olinto Marella si è dedicato tanto ad aiutare persone che erano in sofferenza, nella fame, in un periodo dal 43 appunto in avanti, dall'armistizio soprattutto in avanti, adesso ce ne parla Mauro, in cui Bologna comincia a essere pesantemente poi colpita dagli effetti della Seconda Guerra Mondiale. Quindi affronteremo un po' questa cavalcata a partire dalla guerra, perché prepotentemente arriva qui a Bologna, fino a cercare di capire cosa ci rimane di quell'esperienza. E quindi cominciamo col 1943. Sì, con Claudio abbiamo valutato che nella quarantina di minuti, grosso modo, che ci siamo detti che dura un incontro, dovevamo scegliere un po' di concentrarci su alcune tematiche più importanti. E chiaramente sulla resistenza si è scritto, sulla guerra, sulla Seconda Guerra Mondiale, sulla resistenza si è scritto tantissimo, no? C'erano libri, sono libri su ogni argomento che si intreccia con la resistenza, tant'è che c'era una sorta di battuta che circolava negli anni, no? Nell'ambiente degli studiosi della resistenza, che si diceva manca solamente il libro sui dinosauri della resistenza, poi tutti gli argomenti sono stati toccati, no? Per dire quanto è vasta. E questo, la prova ne abbiamo non solo nelle tante collane di volumi che ci sono, ma in lavori che sono dei veri monumenti, io li chiamo sempre così, sono i monumenti cartacei, la resistenza, ci sono i lavori degli anni 60 e 70 di Luciano Bergonzini, che è uno storico che rimane, insomma, è un riferimento, lui raccolse a partire da fine anni 50 in avanti testimonianze di partigiani, sono volumi dei bilialbi di centinaia di pagine, sono tanti volumi. Poi c'è la grandissima opera che ha fatto Onofri con Albertazzi e ancora anche Bergonzini, legata al Dizionario della Resistenza, anche lì 6-7 volumi, con tutte le decine di migliaia di resistenti che hanno attraversato la nostra storia per Bologna, sempre per Bologna. Quindi è una quantità di dati a cui poi si sono aggiunte negli anni tante altre ricerche, ci sono dei gruppi di ricerca all'università che hanno fatto degli atlanti, per esempio delle stragi nazifasciste. Il mercato, la letteratura sull'argomento è enorme. E allora abbiamo detto, cerchiamo un po' di battezzare alcuni momenti intrecciando la vita di padre Marella. E partivamo col 43, che è un anno che è sostanzialmente spaccato a metà, potremmo dire, in due semestri che sono molto diversi tra loro, perché se proviamo a immaginare Bologna all'inizio ancora del 43, quindi considerando anche la cronologia della Seconda Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale aveva già fatto molti eventi, aveva già visto molti fronti aprirsi e chiudersi. L'inizio del 43 è il momento in cui l'avanzata, diciamo, tedesca, l'espansione tedesca è al massimo e sembra che le sorti della guerra vadano in quella direzione. Ancora non c'è stato il capovolgimento in qualche modo delle dinamiche che poi porteranno invece a far pronosticare la vittoria alleata. E Bologna, fino a tutto il primo semestre del 43, sostanzialmente la città, la guerra non la conosce. Le conoscono le famiglie, perché hanno comunque, le famiglie che hanno figli maschi in età da leva militare, la conoscono perché hanno i figli arruolati nei fronti a cui anche l'Italia di Mussolini sta partecipando, soprattutto per finalità, diciamo, di convenienza politica, no? Con l'idea di guadagnare dei territori, le varie, come dire, politiche che conduce Mussolini per un'espansione, no? Il Mare Nostrum, l'idea che anche l'Italia debba essere una grande, quindi il patto con Hitler. Però Bologna, intesa come città, non ha conosciuto grandi effetti, grandi esempi della guerra. Sì, intorno ci sono i monumenti coperti di casse di legno, Beatrice Bettazzi lo sa benissimo, perché vengono protetti, c'è un piano di protezione antiaerea che ci si immagina che debba garantire la sicurezza sia alle opere d'arte sia ai cittadini, sono già stati predisposti rifugi in caso poi che la guerra si avvicini, sia sotterranei che quindi negli scantinati, ma anche vere e proprie grotte fuori dal territorio. Ci sono, come dire, tutta una serie di già preparativi, anche in parte legati alla riconversione industriale. Molte fabbriche hanno cambiato le loro produzioni, no? Dalla Ducati alla Sassi, alla Sabin, che sono grandi aziende, la Calzolari, sono dei nomi che a noi non dicono più nulla, ma quando io ero un ragazzo, avevo 20 anni, e citavi queste aziende, le sentivi citare, le persone che all'epoca avevano 50, 60, 70 anni le conoscevano perché erano le grosse aziende meccaniche bolognesi che avevano
migliaia di occupati, e così come i grandi calzaturifici, anche questi bolognesi, che tutti quanti cominciano a riconvertire. Un primo segnale, in qualche modo, che il clima sta cambiando sono appunto nel primo semestre del 43 gli scioperi, perché in una, diciamo, realtà italiana comunque che è sottoposta a un regime, quindi antidemocratica, gli scioperi erano qualche cosa che non si conoscevano più. Invece nel marzo del 43, ancora una volta soprattutto animati dalle donne, così come c'erano stati i grandi scioperi delle mondine 15-20 anni prima, di nuovo sono le donne, soprattutto le donne che lavorano nelle campagne o che lavorano in queste aziende riconvertite, e poi anche una sciopero più generale, appunto per richiedere migliori condizioni di lavoro. E non è tanto lo sciopero in sé che lo segnaliamo, ma lo segnalo perché dentro un regime il fatto che ci sia la volontà di fare degli scioperi, quindi di opporsi, è una prima manifestazione che qualche cosa, quel consenso che si era respirato in Italia sta venendo meno, no? Cioè questo grande consenso che ha accompagnato il fascismo e che è innegabile che ci sia stato, perché un regime non dura 20 anni semplicemente solo con la dittatura, ma resiste perché appunto è accompagnato da un consenso comunque forse anche di quell'area, di quella zona che viene spesso definita la balena grigia, quella parte che non prende posizione, quindi se si trova in qualche modo accomodata, no, e garantita, non cambia idea, insomma. Invece appunto con il 9 luglio del 43, che è la data in cui abbiamo lo sbarco alleato in Sicilia, lo sbarco alleato porta la guerra in Italia e crea uno scossone nel fascismo, perché sappiamo bene qualche data, vuol dire, delle più importanti ce le portiamo dietro, di lì a poco ci sarà il famoso 25 luglio del 43, vale a dire la giornata in cui il Gran Consiglio, che potremmo paragonare una sorta di Consiglio dei Ministri nella Repubblica attuale, che era l'organo decisorio del fascismo, il fascismo era chiaramente un uomo al comando che era il Duce, però il Duce, Mussolini, si accompagnava in queste riunioni da un Gran Consiglio che erano i grandi uomini appunto che con lui avevano fatto il regime, e in quell'occasione appunto nel Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio del 43 viene approvato un ordine del giorno, che è un ordine del giorno portato all'attenzione da un bolognese, perché Dino Grandi, che è colui che porta all'attenzione del fascismo, del Gran Consiglio, l'ordine del giorno, spara i racconti che Dino Grandi si presentò con l'ordine del giorno in una tasca della giacca con una bomba a mano nell'altra, questi sono i racconti che vengono portati. L'ordine del giorno incredibilmente venne approvato, cioè la cosa anche qui un po' straordinaria, no? Che un dittatore viene destituito con un ordine del giorno approvato, tra virgolette, a maggioranza, no? E chiaramente a questo ordine del giorno seguì l'arresto di Mussolini, quindi c'era un accordo con la monarchia per sostituire Mussolini, quindi Mussolini viene subito arrestato, poi dopo c'è quella storia che conosciamo un pochino epica del trasferimento di Mussolini al Gran Sasso, e poi nel giro di qualche settimana questa spedizione di paracadutisti nazisti tedeschi che vanno e liberano al Gran Sasso Mussolini. Cioè, è una storia che è davvero molto romanzesca, che se uno la immaginasse non fosse successa direbbe ma hai esagerato con l'inventiva, invece è successa veramente. E peraltro i protagonisti di quella missione straordinaria, da un certo punto di vista, poi hanno potuto anche raccontarla. C'è uno di questi ufficiali, di questi aviatori che tedeschi, dell'esercito tedesco, che liberò Mussolini, ancora 4-5 anni fa, era in vita, venne al museo Ansaloni, al Museo Memoriale della Libertà, quindi stiamo parlando sempre di territorio, confine tra Bologna e San Lazzaro, al museo che appunto ha fondato Don Saloni, venne a presentare il suo libro in cui raccontava come aveva preso parte al corpo di liberazione di Mussolini al Gran Sasso. E io lo conobbi perché andai alla presentazione, mi trovai di fronte questo signore anziano e era abbastanza, come dire, colpiva, no, l'idea che questo aveva partecipato a quell'operazione del 43. Dopo appunto il 25 luglio, in coincidenza con lo sbarco alleato e tutto il fascismo, arriva la guerra. Arriva la guerra veramente su Bologna. Perché arriva la guerra veramente, che non si conosceva? Perché arrivano i bombardamenti, me li sono segnati perché non me li ricordo, ma il 16 luglio, 24 luglio, il 2 settembre, il 25 settembre, sono 4 bombardamenti che sono uno più grosso dell'altro, parliamo sempre di un numero che grosso modo si aggira sui, diciamo, mediamente sulle 500 aerei, sui 500 aerei che passano su Bologna sganciando bombe, questo ci dà l'idea della dimensione,
con sempre obiettivo prevalente lo scalo ferroviario, perché il nodo ferroviario oggi come allora era centrale, ma naturalmente questi 500 aerei che vanno per colpire, come possiamo facilmente immaginare, l'obiettivo sensibile viene sì preso, ma poi viene presa tutta una zona molto più ampia, fino ad arrivare alla distruzione di pezzi dell'archiginnasio, di teatri, di cinema, di luoghi che poi sono stati ricostruiti, ma in gran parte non abbiamo più neanche ricostruito. E quindi abbiamo questo cambiamento fortissimo. Contemporaneamente a questo, Bologna, che era una città abbastanza popolata, vedendo questa continua massa di bombardamenti con migliaia e migliaia di morti, ognuno di questi si porta dietro una grande quantità di civili che muoiono, entra in una fase particolare della sua storia, che è la storia dello sfollamento, che anche questa è una storia che si può anche raccontare, vale a dire, appunto, le persone perdono casa, si sommano queste persone che perdono casa a coloro che sono magari sbandati dopo la fine del fascismo, perché 25 luglio, 8 settembre, armistizio, fine in qualche modo del vecchio sistema dittatoriale in attesa appunto della liberazione di Mussolini e della nascita della Repubblica Sociale, in quel frangente di sbandamento italiano molto noto appunto legato all'8 settembre abbiamo l'occupazione facilissima dei tedeschi dell'Italia. Anche questo è un fatto che a ragionarci a posteriori ci fa capire quanto è stato davvero lasciato l'intero esercito senza comandi, perché se guardiamo il caso bolognese mi pare di ricordare che siano poche centinaia le truppe tedesche a Bologna e da sole occupano la città catturando le intere caserme, perché le caserme non avendo ricevuto ordine vedono arrivare i tedeschi che sono convinti che siano ancora gli alleati e cedono le armi, per cui molto spesso basta una camionetta di 20 tedeschi che entrano in caserma per arrestare, tra virgolette. Tutto questo provoca lo sfollamento, provoca un movimento di persone e provoca anche, con l'arrivo dei tedeschi, un cambiamento di atteggiamento, perché subito le repressioni sono immediatamente più forti, i proclami affissi nei muri della città per invitare a non sabotare, a non far niente contro il campo tedesco, eccetera, sono notevoli. Già si parla anche di temi come le fucilazioni, un tedesco 10 italiani, queste qui erano già cose che si conoscevano, quindi il clima cambia immediatamente, ci sono molte più persone che si nascondono e in questa frangente troviamo per esempio una prima occasione di incontrare padre Marella. Io mi scuso, ma potrò citare per ogni nostro passaggio solamente un momento di padre Marella, poco più, perché ho fatto un po' di ricerche, ma non è che riesco a fare un incontro con padre Marella proprio al centro. Perfetto, anch'io, scusa se ti interrompo per dire una cosa. L'occasione di questi incontri è anche per lanciare delle nuove tracce di ricerca, proprio perché ci sono degli episodi molto sottotraccia, ma molto anche rilevanti di padre Marella in alcuni momenti storici, ma non essendo mai stata fatta ricerca non li abbiamo mai esplorati a sufficienza, quindi questa occasione è servita anche per approfittare della disponibilità di Mauro per cercare di contestualizzare degli episodi, piccoli episodi inediti di cui abbiamo traccia ma che oggi racconteremo. Sì, in questo caso per esempio in questo momento in cui Bologna comincia a entrare in guerra e ci sono più spostamenti, c'è un episodio che tratto da un testo di testimonianze che sono andato a guardarmi. Purtroppo sono testi che sono stati costruiti soprattutto per ricordare l'atteggiamento caritatevole di Marella, quindi non ci sono dei dati precisi di quando avviene l'evento, li ho collocati grosso modo sapendo qual è il contesto in cui potevano essere collocati. Questo per esempio è un episodio che avviene nel momento in cui Marella è insegnante al liceo Minghetti. E una mattina pare che ci fosse, viene raccontato questo testimone, che ci fosse un professore di quel liceo che aveva, per ragioni non meglio specificate, un rapporto non buono con Marella, forse per come Marella si comportava, forse anche perché probabilmente aveva delle idee che lui non condivideva. Era in buona compagnia. Marella nella sua strada ha incontrato un po' di difficoltà. Quindi, essendo appunto una mattina, Marella manca da scuola e viene detto che è assente perché è influenzato.
E questo professore non crede che lui sia influenzato, comunque vuole andare a controllare di persona, quindi va a casa nella casa appunto di Marella, dove Marella abitava ancora, se non sbaglio, con la madre. E arriva, suona e aprono la porta, chi apre la porta la apre solamente un pochino, mettendo fuori la testa per vedere chi è. E questo si presenta su un collega di Marella. Allora, con molta incertezza e titubanza, lo fanno entrare, e quando questo entra si rende conto che entra in una specie di... come se entrasse qui dentro, cioè non trova Marella a letto, trova un sacco di persone che sono in parte anche ebrei, che si erano rifugiate da Marella. Marella peraltro era veramente influenzato, ma lo trova in un seggiolino, tutto coperto con dei panni, perché nel letto c'era un altro che era arrivato in qualche modo bisognoso, e Marella l'aveva messo letto nel suo letto, e quindi lui era malato nella sede. E però, insomma, questo è un fatto che ci viene raccontato. E chiudo questa prima parte sul 43, appunto il secondo semestre del 43, che comincia col 25 luglio, va avanti con l'armistizio, comporta anche che cosa? Comporta che dopo l'armistizio, dopo lo sbandamento, abbiamo i primi famosi cosiddetti bandi graziani, vale a dire i bandi con i quali il rinato fascismo sotto le vesti della Repubblica di Salò, anche detta Repubblica Sociale Italiana, invita, chiama alla leva le classi, classi del 24, le classi del 23, le classi a seguire. E questa chiamata alle armi, la famosa appunto il bando Graziani, apre il tema grosso della scelta, che è un tema classico in qualche modo per chi si è confrontato con i temi della resistenza, vale a dire da che parte posso stare. Questi giovani, in parte i giovani sbandati della leva che erano già militari, che vengono richiamati, quelli che ancora non sono andati, devono scegliere se rientrare sotto le insegne della Repubblica Sociale, quindi combattere a fianco di Hitler, oppure scappare, nascondersi. E questa opzione del nascondersi, del scappare, dell'andare in montagna, è l'elemento che porta subito alla nascita delle prime formazioni partigiane, che nascono in questo modo, raccogliendo questi giovani, questi sbandati, questi cosiddetti renitenti alla neva, perché non si presentano alla chiamata. E quindi il bando Graziani produce un effetto, se vogliamo, contrario, avvia la storia della resistenza. E, una storia che comincia a Bologna, ma ancora poco, perché all'inizio la prima resistenza avviene soprattutto verso il Veneto, verso le regioni più montane, perché l'idea è quella che l'Appennino bolognese, la città di Bologna, non sia adatta a ospitare la guerra partigiana. Queste sono valutazioni che vengono fatte dai partiti antifascisti, per cui abbiamo molti giovani bolognesi renitenti che non vogliono stare con la Repubblica Sociale, che non sanno dove andare in quella prima fase, e appunto cominceranno a combattere andando verso il Veneto. Abbiamo la formazione delle prime formazioni partigiane appunto in Veneto, soprattutto nella zona di Asiago per quanto riguarda i bolognesi, che è una storia che è raccontata in un libro e in un film che forse l'uno o l'altro avete visto o letto, che è il libro di Luigi Meneghello, I piccoli maestri, di cui c'è anche il film, no? Dove si racconta proprio la storia di questi gruppo di bolognesi che va ad Asiago. Noi abbiamo avuto, dico noi come città di Bologna, come associazione dei partigiani di Bologna, abbiamo avuto diversi partigiani, adesso in vita non ce n'è più nessuno, però io ne ho conosciuti molti in anni passati, che hanno fatto questa esperienza in Veneto, ed è rimasta in qualche modo un momento da ricordare. Insomma. Ecco, questo è il primo pezzetto di questa nostra storia. Penso che sia andato molto lungo, rallenterò. No, ma è molto interessante, anche perché immaginate che tutto questo avviene con un padre Marella che ha già vissuto gli effetti di una guerra. Lui è stato a cavallo tra le due guerre mondiali, e quindi la sua attività caritativa si era già occupata degli effetti collaterali, no? Come si dice negli ultimi 20 anni, in un modo molto elegante ma anche molto stupido, rispetto agli effetti della guerra. E quello che lui fa è un'azione totalmente caritativa, integralmente oggi direbbe la Chiesa della Fratelli Tutti.
Nel 1940, ne approfitto perché noi siamo all'interno di un edificio che era la Cattedrale dei Poveri, nel 1940, quindi in una guerra che ancora non aveva avuto gli effetti che ci ha appena detto Mauro, lui comincia a dedicarsi ai poveri della città. Quei poveri diventano sempre più poveri, sempre più affamati, diventano sempre più orfani, proprio perché cominciano ad arrivare anche gli effetti e le conseguenze sulle famiglie di questi bombardamenti della leva, e quindi la sua attività diventa incessante. Mi fa sorridere l'episodio che tu hai raccontato sugli ebrei, che in effetti viene raccontato anche all'interno del processo canonico per la beatificazione di Padre Marella. Sorrido perché è da Padre Marella, nel senso, cedere anche il suo letto perché lui era ammalato in quel momento. Vi racconto una cosa stupida, ma vi aiuta a entrare un po' nel personaggio. Quando lui fonderà poi la città dei ragazzi a San Lazzaro, quindi siamo alla fine, a metà degli anni 50, quindi tra gli anni 50 e gli anni 60, mette in piedi dei laboratori. In questi laboratori lui fa realizzare delle cose, tra cui la sua bara. Era uno che guardava avanti, insomma, era un uomo anche molto concreto. Quindi i suoi ragazzi del laboratorio di Farina Maria realizzano la bara per Padre Marella, piccolina, la potete ancora vedere a San Lazzaro nella cripta della Chiesa della Sacra Famiglia. E quella bara doveva avere una funzione, no? Nel momento in cui lui sarebbe venuto a mancare, ma quando il bisogno chiama, come nel caso di dover dare accoglienza a delle persone che erano in pericolo, perseguitate perché ebree, e quindi per ciò che sono, e qualcuno ha definito essere qualcosa di criminale, e Padre Marella, quando aveva necessità di dare accoglienza ai suoi bimbi, cedeva anche il suo letto, e cedendo il suo letto aveva bisogno di trovare un altro spazio in cui dormire, quindi ci raccontano i suoi figli che ha dormito in quella bara, quindi l'ha provata un po' prima di usarla nel momento successivo. Quindi è un personaggio che era abbastanza abituato a tutto questo. Padre Marella è beato dall'ottobre del 2020 ed è un personaggio che appunto ha attraversato e ha vissuto pienamente questa storia. Degli studi iniziali anche di Mirella, della professoressa Mirella da Scienza, hanno cominciato anche a approfondire il rapporto, no? Come Padre Marella ha vissuto il fascismo, che atteggiamento ha avuto, quindi ha cominciato a vedere come l'atteggiamento che poteva aver avuto la Chiesa anche all'inizio, molto prudente diremmo, per poi insomma rendersi conto che quell'ideologia e quella dittatura era diventata veramente qualcosa di inaccettabile. Quindi ha cambiato il giudizio la Chiesa, ma anche Padre Marella nel corso del tempo. E quindi anche quello è tutto un filone di ricerca assolutamente da vedere. C'è un altro beato che è stato proclamato recentemente e che è un altro grande protagonista di questi tempi e di quegli anni, perché Don Giovanni Fornasini ha vissuto pienamente ed è stato un martire, diciamo, di questo periodo, esattamente del 44. Quindi tra il 43 e il 44 abbiamo capito che succede qualcosa che comincia a portare le persone sull'Appennino, si formano i gruppi partigiani, c'è anche un senso di ribellione nella Chiesa stessa, perché ci sono dei racconti di Don Giovanni Fornasini che suona le campane nel momento in cui Mussolini viene destituito, e quindi c'è anche un impegno civile oltre che spirituale. E quindi siamo nel 44 e questo protagonista, che è stato beatificato adesso il 26 settembre del 2021, in realtà trae origine in un momento molto particolare di quello che stava accadendo in alcune zone. Poi parleremo di Marzabotto, di Montesole, immagino. Sì, facciamo un salto, perché è una chiacchierata cronologica, come vedete, poi tematica all'interno, però insomma seguiamo una scansione cronologica. E anche qui, volendo tagliare a fette la storia di questo periodo, potremmo provare a dividere anche qui in due momenti il 44, perché da una parte si prosegue in quanto su quanto si stava dicendo, cioè vale a dire continuano i bombardamenti per una prima fase soprattutto ancora intensi, poi cominceranno a calare, le formazioni partigiane si vanno formando in maniera sempre più organizzata. Abbiamo la Stella Rossa qui sul nostro Appennino, abbiamo la 63esima, la 62esima verso la Romagna, la 36esima sempre verso
la zona più romagnola, che sono formazioni, una delle quali poi ha scritto delle pagine importanti. Ci sono tante battaglie che avvengono sulle montagne tra Bologna e Modena, e tra Bologna e, diciamo, Forlì, che sono legate alle imprese di queste brigate, sono prevalentemente queste brigate garibaldi. Per esempio Luciano Bergonzini, che ho citato prima, lo storico, lui era, diciamo, partigiano ma anche cronista, perché era giornalista all'epoca della 36esima brigata, che operava nell'area verso, diciamo, grosso modo Monghidoro e Castel San Pietro, insomma quell'area est bolognese. Però nasce per Bologna, interessante che in questa fase nasce quella brigata partigiana che va sotto il nome della Settima Gamma, che è stata la più nota forse in città e anche in qualche modo la più fastidiosa per l'esercito tedesco occupante, perché la Settima Gap conduceva in città una guerra che all'inizio, appunto, le vertici partigiani ritenevano non fosse possibile da svolgere in città, pensando semplicemente unicamente alle battaglie di campo e montane, insomma. Mentre invece la Settima Gap fa una battaglia che è una sorta di guerra di sabotaggio, di guerra costantemente basata su piccoli attentati e fastidiosi interventi nei confronti delle forze tedesche. È una guerriglia, potremmo dire. Le azioni che si svolgono in questa prima parte del 44 sono in alcuni casi anche eclatanti. Noi abbiamo ancora dei testimoni di quel periodo, perché è ancora in vita, per esempio, Renato Romagnoli, il nome di battaglia italiano, che è un giovanotto di 93-94 anni, che ancora ci può raccontare, appunto, di diversi episodi di questa stagione, per esempio la famosa liberazione dei prigionieri a San Giovanni in Monte. San Giovanni in Monte, sede attuale dell'università, in quegli anni era sede del carcere, e qui c'è anche questa è veramente una storia che è un romanzo, perché c'è un gruppo di partigiani che una decina si travestono, 3-4 fanno la parte del partigiano arrestato, un paio fanno la parte dei fascisti e altri 2 o 3 che conoscono un po' il tedesco fanno la parte dei militari tedeschi. Quindi questo drappello di tedeschi fascisti e 3-4 rastrellati partigiani si presenta alle porte di San Giovanni Monte. Tra questi c'è anche Renato Romagnoli, appunto ancora in vita, tra questi c'era anche Lino Michelini, che è stato per tanti anni presidente dell'ANPI di Bologna. Si presentano, le carceri vengono aperte perché apparentemente c'è la consegna di alcuni prigionieri, e appena dentro tutti e 10 prendono, 10, 9, quelli che sono, prendono fuori le armi e in pochissimi minuti riescono a conquistare le carceri e liberare tutti i detenuti. Ed è forse una delle imprese veramente da film della resistenza bolognese. Poi ci sono altri episodi interessanti su cui hanno fatto tanti documentari, c'è un'operazione per salvare del radioattivo che era conservato all'università, c'è un'operazione contro la base delle SS, che è l'Hotel Baglioni, che viene presa di mira e bombardata. Insomma, è un momento in cui le azioni, diciamo, della Settima Gap si fanno sentire molto. E dunque è una fase in cui la resistenza alza la testa. Contemporaneamente abbiamo un passaggio importante, e lo rilevo, perché diventa Podestà un personaggio che secondo me è da ricordare. Io ho fatto anche un articolo su di lui 2 anni fa, pubblicandolo sulla rivista dell'ANPI. Cioè, ho detto con l'ANPI, dobbiamo pubblicare una rivista sulla rivista dell'Associazione dei Partigiani questo articolo. E questo articolo era dedicato al Podestà di Bologna, quindi io credo che sia stata una bella operazione che l'ANPI pubblicasse un articolo su Mario Agnoli. Mario Agnoli, che è terreno di Beatrice Bettazzi, perché lui è stato un ingegnere, se non sbaglio, per esempio la casa ex del Fascio, poi del Popolo, di Agnoli, il cimitero, se non sbaglio, di San Lazzaro di Agnoli, così come tanti edifici bolognesi. E lui viene nel 44 nominato Podestà, è un fascista, perché lui si riconosce nel partito, però è assolutamente, vuol fare l'amministratore, quindi governa la città con grande equilibrio, è sua l'iniziativa muoversi assieme a Nasalli Rocchi, il cardinale, per far di Bologna la cosiddetta città aperta, quindi libera dai bombardamenti. Un riconoscimento di città aperta non verrà mai dato a Bologna, però in questa incertezza è o non è città aperta, comunque i bombardamenti calano, si sparge la voce che la città di Bologna sia sicura,
per cui abbiamo il controesodo. Tutti coloro che erano scappati nelle campagne, abbiamo il caso di San Lazzaro che da 3-4.000 abitanti era passata di colpo 15.000, torna a essere di nuovo di 2-3.000 perché tutti entrano in città. Su quelle famose foto che avrete tutti quanti visto dei somari, dei muri, delle galline, dei giardini Margherita, no? Il momento in cui sembra Bologna una grande fattoria in cui si coltiva il grano sui viali, nelle piazze, perché appunto la popolazione era raddoppiata. Ci sono le famose chiusure, murature dei portici di San Luca, i portici vengono murati e le persone vivono nei portici. Quando parliamo di un momento in cui un appartamento con due camere, in una camera ci stava una famiglia, in un'altra camera un'altra famiglia, quindi appartamenti con 10-20 persone. Ecco, questa è la prima fase che incontriamo in questo incontro col 44. Poi abbiamo invece un cambio perché con la progressiva, da un lato avanzata degli alleati e anche maggiore incisività delle azioni partigiane, l'esercito tedesco, soprattutto alcune formazioni tedesche legate non solo alle SS ma anche ad altre truppe scelte, diciamo, cominciano a mettere in piedi una pratica molto più severa e anche violenta di repressione attraverso i rastrellamenti, no? Per cui comincia nella seconda parte del 44, possiamo dire che un eccidio che viene qui vicino, che è l'eccidio che riguarda Pizzo Calvo, i martiri di Pizzo Calvo, è uno dei primissimi, perché da luglio del 44 arrivare fino a gennaio del 45 è un continuo di eccidi. Qui dentro troviamo appunto l'eccidio famoso di Sant'Anna di Stazzema, troviamo l'eccidio del Cavalcavia di Casalecchio, troviamo i morti impiccati a Porta Lame, troviamo la uccisione e le torture contro Irma Bandiera, troviamo tutta una serie di nomi che per noi sono diventati anche toponomasticamente luoghi di riferimento della città, sono tutte partigiani o partigiane, staffette o eccidi che avvengono in quella fase che appunto è la seconda metà, diciamo, tra luglio e agosto e grosso, prevalentemente novembre-dicembre del 44. Lì c'è il grosso degli eccidi, il grosso dei rastrellamenti, con l'apice, purtroppo per noi, proprio bolognese, che è l'area di Montesole, no? Che riguarda, per tanti anni si è detto l'eccidio di Mastrabotto, poi oggi si parla di Montesole perché ha riguardato tante località attorno a Montesole, compreso naturalmente Mastrabotto, ma ci sono anche altre località, ci sono una parte di territorio che ricade sotto Monzuno, c'è l'area di Sperticano molto colpita, e qui dentro appunto abbiamo quel numero enorme di 770, cioè un numero di questo tipo, di uccisi, con dentro questo gruppo in prevalenza troviamo donne e bambini, perché molti uomini erano andati alla macchia, quindi sono 776 se non sbaglio, con dati soprattutto da civili, queste sono tutte morti civili. Tutta questa fase peraltro è anche una fase in cui c'è da parte tedesca l'esibizione dell'uccisione, e questo è un altro dato molto interessante, vale a dire ad ogni rastrellamento, ad ogni eccidio, ad ogni impiccagione viene lasciato il corpo, il cadavere dell'uomo, del partigiano ucciso in esposizione, no? Col cartello così finiscono i ribelli, piuttosto che altri messaggi di questo tipo, e sono appunto di questa natura i morti del Cavalcavia di Casalecchio, che vengono sempre ricordati, che vennero legati col filo di ferro al collo, con un filo filo spinato, come si chiama, al collo, gli venne sparato alle gambe, questi cadendo perché le gambe non reggevano si auto strangolarono con il filo spinato e morirono dissanguati, e così altri tanti episodi. Poi i morti venivano lasciati esposti per giorni, era vietato andarli a prendere, spesso venivano uccisi e portati sotto casa della famiglia del ragazzo, perché spesso erano partigiani, erano ragazzi della famiglia a cui apparteneva, e nessuno poteva andare a prendere questo cadavere. Qui appunto si colloca un secondo episodio che ci fa incontrare Padre Marella, perché viene raccontato da più fonti. Una fonte, quella che ho avuto tramite l'opera Padre Marella, che è stata tratta dalle testimonianze per la beatificazione. Però questo episodio è anche riportato in un libro che ha scritto un amico, che è Vincenzo Sardone, dentro le collane che facevamo con l'Istituto della Resistenza, ed è riportato in una terza fonte, quindi, come dire, è una storia che torna da più fonti diverse, con letture differenti. Perché? Perché in realtà non è chiaro quelli che sono i partigiani che sono oggetto di questa storia. Certo è che nell'ottobre del 44, mentre siano tutti questi cidi,
di partigiani o di civili, c'è anche appunto l'uccisione di un gruppo, forse 8, però anche qui il numero è incerto, da un'altra parte si parla di 3, un gruppo di partigiani che vengono rastrellati e fucilati a Porta Lame e lasciati i corpi esposti, come è successo in molte altre volte. Apro una parentesi che chiudo subito perché poi me ne dimenticherò. Questo fatto dell'esposizione del corpo ci deve anche, ci dobbiamo ricordare anche poi pensando al tema che verrà molto dopo, cioè alla fine del 45, quando ci sarà l'esposizione del cadavere di Mussolini. Quindi ogni cosa che succede nella storia ha sempre qualche riferimento prima, no? Quindi questo in archivistica si chiama vincolo archivistico, in storia dobbiamo chiamarlo vincolo storico, cioè nel senso che non possiamo prendere un episodio e su quello fare la morale, dobbiamo da quell'episodio contestualizzare tutto quello che è successo prima e che ha causato dopo per capire perché è successo, perché altrimenti facciamo forse la politica, non so cosa facciamo. E quindi appunto l'esposizione di questi cadaveri col divieto di andarli a prendere. Allora, più testimonianze ci raccontano di come una notte padre Marella, non resistendo più all'idea di avere questi corpi torturati, massacrati, lì dove c'è Porta Lame, dove adesso ci sono anche i monumenti, si è andato con la sua carriola a prelevare i corpi e li abbia portati alla certosa per la sepoltura, rischiando di suo, perché naturalmente, essendo vietato, non è che poi di fronte chiaramente alla gendarmeria tedesca uno diceva ma io sono padre Marella, cioè non, queste cose, e non potevano funzionare. Così come è riportato un altro episodio della morte di un prete che si chiama Don Medardo Barbieri, che viene anche lui, come nel caso di Fornasini, catturato in un rastrellamento perché aveva dato aiuto ai partigiani, che viene appunto catturato e di cui non si sa più nulla. La famiglia cerca che fine abbia fatto Don Barbieri, non lo trovano, non lo troveranno. Inizialmente viene detto che è stato portato in Germania, poi viene, come dire, si comprende che è stato fucilato, in quel momento è in funzione anche il poligono di tiro Bologna dove vengono portati molti partigiani, e viene interpellato Don Marella, perché hanno saputo che Marella aveva raccolto dei partigiani, quindi questa è una seconda fonte che si intreccia con quell'altra, che ci fa capire che c'è una fonte comunque certa. Viene interrogato Don Marella dai familiari di Barbieri per chiedere se tra questi che lui ha raccolto c'era anche questo giovane prete, perché è un giovane prete, e lui dice no, perché non c'era nessuno in abito religioso, e poi in più l'età, non c'era nessuno dell'età corrispondente a quello, per cui non viene trovato Barbieri. Dentro questo, appunto, detto Marzabotto, ha detto questi fatti, ci sta appunto anche Don Fornasini, che a me non risulta, non ho trovato intrecci tra padre Marella e Don Fornasini, però è un altro caso esemplare, no, di un prete che rimane, viene portato e rimane con questi partigiani, pur sapendo che rischia la propria vita, e poi in effetti poi questo gruppo di tedeschi poi lo ucciderà. Non è un caso isolato, perché ne abbiamo diversi. Sulla storia di Don Fornasini, che ha portato la beatificazione, non è oggetto di questo incontro, però di situazioni analoghe, sia di preti che si prestano, ma anche di medici, no? Ci sono queste storie altrettanto importanti di medici che rimangono magari con i partigiani feriti e vengono poi catturati e uccisi. Aggiungo una cosa, perché ancora ci porta vicino a noi, che riguarda l'Irma Bandiera, no? Anche lei è una staffetta, catturata, torturata, accecata, lei non parla e verrà alla fine uccisa, no? Autore di questa uccisione, e in questo è un episodio da ricordare, è questo delle Brigate Nere, che si chiama Renato Tartarotti. Renato Tartarotti lo voglio ricordare perché mi sono portato dietro, avrei dovuto portare il fascicolo, ma ci voleva la carriola di padre Marella, perché il fascicolo processuale, perché lui è stato poi processato dalla Corte d'Assise del dopoguerra. Queste tre pagine che si compongono di una sessantina di punti, sono i 60 capi d'accusa contro Renato Tartarotti, e qui dentro troviamo che Tartarotti è stato autore della tra l'altro appunto della cattura, dell'uccisione dell'Irma Bandiera, di Polischi, eccetera. È un elenco lunghissimo, in alcuni punti ci sono anche 3-4 nomi, quindi ci sono centinaia di casi, tra cui c'è anche il nostro Luciano Bracci, che è sempre caduto sotto le cure, diciamo, di Renato Tartarotti,
Tartarotti è anche l'unico, ne parleremo nell'ultima tranche di questa nostra chiacchierata, peraltro a pagare di persona, perché verrà fucilato, ma ne parliamo poi dopo perché non volevo, insomma, forse ho già parlato anche troppo in questa fase. No, ma io non voglio neanche interromperti, nel senso che siamo in un momento molto concitato, no? In un momento in cui ci sono gli eccidi, abbiamo parlato di una chiesa, di una società civile che hanno preso parte e che subiscono pesantemente anche gli effetti di quegli anni. Quindi io ti chiederei, vai avanti e raccontaci cosa succede a un certo punto. Quindi siamo nel 44, nel pieno degli eccidi, siamo a Montesole. E poi come si arriva alla liberazione? Sì, siamo in questa fase appunto durissima, in qualche modo è l'inverno più lungo per Bologna, questo del 44-45, anche perché un'altra storia molto raccontata appunto è quella legata a Porta Lame, che viene proprio il 7 novembre, quindi a ridosso di questi eventi. Vale a dire, alla fine in qualche modo degli eccidi che vi ha raccontato, Mastra Botto è settembre, a molti eccidi di cui parlavamo, questi di Porta Lame sono di ottobre. Scusa se ti interrompo, in effetti l'episodio che ci è stato raccontato adesso di Padre Marella, che mette in salvo, è del 21 ottobre del 44, anche il motivo per cui abbiamo cercato di organizzare questa serata a ridosso, quindi fa parte di questo momento. 7 novembre, battaglia di Porta Lame, un altro degli episodi in qualche modo che fanno parte della storia della resistenza bolognese e segnano un cambio, un passaggio, perché è la fase in cui c'era stato un assembramento, potremmo dire, di partigiani in città nel corso del mese di ottobre e inizio novembre, perché le formazioni partigiane erano convinte che la liberazione fosse ormai molto vicina. Teniamo conto che i partigiani avevano rotto la linea gotica, scusate, non i partigiani, gli alleati avevano rotto la linea gotica, per esempio un comune da cui traggo origine io, perché mi vengono da lì, Castel d'Aiano, era già stato liberato in quell'autunno del 44. Quindi, insomma, erano già entrati nel bolognese, erano vicini. E conseguentemente le forze democratiche, appunto legate, tenute assieme nel Comitato di Liberazione Nazionale, decidono di spingere i partigiani ad assembrarsi, concentrarsi in città, che naturalmente clandestinamente, nascondersi in attesa di quella che viene chiamata l'insurrezione. Cioè a un certo punto dovrebbe arrivare uno sbandamento dell'esercito tedesco, gli alleati stanno arrivando verso Bologna e i tedeschi sono in qualche modo accerchiati, ci sono migliaia di partigiani nascosti in città che escono con le armi e gli alleati che arrivano, e questo deve consentire la liberazione della città. Chiaramente qui ci sono tantissime letture di questo fatto, di questo episodio, che poi forse, cioè non lo sto a raccontare perché la battaglia di Porta Lame è la più conosciuta, quella in cui i partigiani sono nascosti nelle rovine di quello che era l'ospedale maggiore, che non è dove adesso, ma era lì dove adesso c'è la Salara, quella zona lì, dal museo della, si chiama il museo della pittura, questo che c'è, il Mambo, ecco, praticamente era in quella zona lì, l'ospedale maggiore, distrutto da bombardamenti, nelle macerie, nei scantinati e nelle fondamenta sono nascosti i partigiani, dove in attesa della chiamata per l'insurrezione, che non arriverà perché nel frattempo l'avanzata si sta fermando, da lì a poco ci sarà proprio il famoso proclama Alexander, in cui proprio il generale americano dirà ci si ferma per l'inverno, che sarà in qualche modo una pugnalata alle schiena ai partigiani, perché viene detto apertamente che i partigiani non sono più coperti dagli alleati. Ecco, in quella fase lì della guerra c'è questo scontro molto forte, molto violento, con anche dei carri armati in azione, tra i partigiani nascosti e le truppe tedesche. È una storia molto lunga da raccontare, non raccontiamola, perché appunto prenderebbe troppo tempo. Però in questa fase, appunto, con la battaglia di Porta Lame, cambia un po' la storia, cambia di nuovo il momento, perché i partigiani si trovano di colpo non più coperti dagli alleati, si trovano addirittura scoperti, abbandonati, il fronte si è fermato, e quindi c'è la fase in cui di nuovo abbiamo tantissimi rastrellamenti e ancora tantissime uccisioni, di cui ricordiamo almeno due episodi importanti, questi rastrellamenti e uccisioni, che sono le fosse di San Ruffillo, la stazione di San Ruffillo, e le fosse di Sabiuno di Paderno, dove c'è anche il famoso monumento di Sabiuno. E sono eccidi diversi dai precedenti, perché se prima le uccisioni avvenivano con l'esposizione del corpo dei partigiani catturati, a Sabiuno e a San Ruffillo invece abbiamo l'uccisione di
partigiani rastrellati, portati in carcere e poi condotti nottetempo in queste zone che sono periferiche, perché sia l'attuale stazione di Sanofillo all'epoca era periferica, non c'era continuità di abitato, e ancora di più Sabino di Paderno, perché è ancora fuori dalla città, figuriamoci appunto all'epoca, e venivano poi buttati, nel caso di Sanofillo, nelle fosse create dalle bombe, e nel caso di Paderno proprio buttati giù per i calanchi, con l'idea di nascondere i corpi, perché c'è una, come dire, la necessità in quel momento di cercare di non far allarmare la popolazione. Teniamo presente che quando ci sono l'eccidio di Montesole e Marzabotto, 776 morti, il Carlino non pubblica la notizia, tanto per dire, cioè la gente non deve sapere. È cambiata l'impostazione di quella fase, insomma, della storia. Scavalchiamo, in qualche modo arriviamo al 45, diciamo, come si arriva alla liberazione? Si arriva alla liberazione attraverso il fatto che poi col marzo del 45 il fronte si rimette in moto, in movimento. Alle spalle abbiamo purtroppo un inverno che ha lasciato centinaia e centinaia di morti e ci si prepara alla liberazione. Questa fase, che è quella che va dall'autunno del 44 alla primavera del 45, è la fase in cui appunto abbiamo tutto questo lungo elenco, no, di casi di morti, di uccisioni, di torture, di spiate anche. E questo ancora, dal punto di vista storico, ci deve dare un insegnamento. Perché? Perché quando ci fu il 25 luglio del 43, torno all'inizio di questo incontro, in cui in una notte cade il fascismo, come reagì la popolazione alla caduta del fascismo? A San Lazzaro tirarono giù le insegne del duce dalle finestre, a Bologna staccarono dei fasci dalle porte. Cioè fece una reazione, la gente simularono un funerale in cui si ricordava che Mussolini era morto nel 25 luglio del 43, una sorta di funerale simbolico. Però non fu torto un capello a nessun fascista, cioè non ci furono ripercussioni nei confronti di coloro che erano stati federali piuttosto che commissari, eccetera. Dopo invece, con la liberazione, dopo il 21 aprile del 45, abbiamo quello che viene chiamato in qualche modo un trimestre di sangue, perché il famoso, tanto discusso, no, triangolo rosso, no, che va da Modena a Reggio Bologna, vale a dire la zona in cui ci furono i più grossi regolamenti di conti. Perché questo avviene? Perché se noi leggiamo solamente quel momento, no, dei regolamenti che ci sono, no, anche lì centinaia di fascisti che vengono uccisi, catturati e uccisi, le interpretassimo senza collocarlo, sembrerebbe, come spesso viene stato anche descritto, come una sorta di vendetta, no? Il famoso libro che ha rotto un po' i parametri, no, su questa cosa, fu un libro di parecchi anni fa di Giampaolo Pansa, il famoso Il sangue dei vinti, no? Ma rispetto a quel libro, che è un libro che ha venduto centinaia di migliaia di copie, io prendo a riferimento piuttosto il libro di Sauro Nofri, Triangolo Rosso, che è stato uno storico bolognese, che da storico colloca esattamente il prima e il dopo, il che Sauro Nofri non giustifica il dopo, però lo mette in relazione con quello che è successo prima. Vale a dire, io posso comprendere l'uccisione di un fascista se quel fascista è stato catturato magari da qualche parente o familiare di questi centinaia e centinaia che hanno visto i propri figli uccisi, torturati. Non che lo giustifico, ma lo capisco. Se invece tu prendi solo il secondo pezzo avulso da tutto, non lo puoi comprendere. Ecco, appunto, questa è la dinamica che invece purtroppo passa nella trattazione spesso della resistenza, dove si pongono dei fronti in maniera preconcetta, in qualche modo senza metterli in relazione. Il saggio più bello da ricordare in questo senso è il famoso, ma è vecchio perché sono passati forse 25 anni da quando lo scrisse, Una guerra civile di Claudio Pavone, che è rimasto il libro culto, almeno per me, della resistenza, perché Claudio Pavone in quel libro appunto descrive la guerra della resistenza come una guerra civile, che detto oggi qui dentro non vedo che non scuote nessuno. Io, quando uscì il libro di Claudio Pavone, Una guerra civile, fui invitato alla famosa Bolognina, no? quella di Occhetto, in cui fui invitato alla Bolognina a presentare il libro, discutere con un altro del libro Una guerra civile di Claudio Pavone. E avendolo io letto il libro, ed essendo mi piaciuto tantissimo, dissi che Claudio Pavone aveva fatto bene a chiamare una guerra civile quella che era successa, perché c'erano stati anche fratelli, che alcuni con la RSI, alcuni con i partigiani, c'era stata una divisione. Che
Ucraina. Però siccome una guerra civile era l'interpretazione che per molti anni aveva dato il movimento sociale italiano, per anni il movimento sociale aveva parlato di guerra civile, non di resistenza, il fatto che uno storico come Claudio Pavone, che era uno storico comunque dell'area della sinistra, avesse scelto di parlare di guerra civile, ruppe, fu un momento di rottura. Io mi ricordo benissimo appunto in questa sala che ci sono state 100 persone in cui io presentai e difesi la guerra civile, l'incontro iniziò alle 8, finì alle 10, poi venne tenuto in un angolo fino a mezzanotte da una ressa di persone che più che per farmi domande mi assalivano sulle ragioni per cui stavo sbagliando tutto. E fortunatamente, ma poi i tempi sono cambiati, poi adesso anche in certi ambienti, parlo degli ambienti anche dell'Ampi, eccetera, ormai si può parlare non sempre, ma un po' più liberamente. Però insomma è cambiato molto. Quindi si arriva alla liberazione, si arriva alla resistenza. Si arriva alla fine della guerra. Altro momento salazzarocentrico, scusateci, ma la prima volta che ho visto le immagini della liberazione di Bologna, grazie appunto a Mauro, ormai qualche annetto fa, furono quando mi portò con Edoan Saloni, che già conoscevo, ma al Museo Memoriale della Libertà, perché appunto Edoan Saloni, che ormai non è più tra noi, ci ha lasciato una documentazione straordinaria di quel momento storico a Bologna, di quella liberazione, anche di quella reazione spontanea della città. E quindi magari se ci parli un attimo di quello, e poi perché non riusciamo a fare i conti col passato, un problema di strumentalizzazione, perché non riusciamo ad affrontare serenamente questa nostra storia, appunto è strumentalizzazione, è ignoranza, perché in Italia non riusciamo ad affrontare ancora con lucidità e una giusta distanza qualcosa che tu hai raccontato in modo pulito, placido e storicamente ricostruito. Ma guarda, parto dalla fine e parto ancora da Mario Agnoli, che io appunto volevo per un po' di anni all'Ampi. Tre anni fa, quando feci quell'articolo su Mario Agnoli, fui spinto a farlo dal fatto che era venuto a trovarmi Gianluigi Agnoli, figlio di Mario Agnoli. Questo signore Gianluigi Agnoli mi disse: ma io sono un democratico, ho vissuto tutta la vita facendo il professore, non ho mai partecipato alla politica perché il cognome Agnoli è un cognome troppo ingombrante, quindi non ho mai fatto nulla, mi sono sempre tenuto. Io l'ho incontrato che aveva già un 75-80 anni, che non era più un giovanotto, anche naturalmente, e lui si era voluto, aveva vissuto la sua vita in maniera appunto assolutamente democratica, però sempre un fastidio per paura di esporre il cognome. Ed è venuto e ha donato all'associazione dei partigiani, non mi ricordo se erano due o tre volumi, in cui aveva raccolto fotografie che aveva fatto nella sua vita a dipinti o monumenti dedicati alla resistenza. Lui ha fatto una sorta di catalogo d'arte, tutto sulla resistenza, e ha detto: io credo in questi valori e dono questi volumi e ci tengo che si sappia, no? Ecco, vuol dire, a me è parso un gesto straordinario, infatti noi poi l'abbiamo anche ufficialmente ringraziato, perché mi è sembrato una vera riconciliazione, posto che, ribadisco, Mario Agnoli, il padre, è stato un podestà rispettato, perché tenete conto che non era facile. Il 21 aprile del 45, quando c'è la liberazione, che c'è il fuggi-fuggi dei tedeschi e dei fascisti, Mario Agnoli è seduto alla scrivania del sindaco di Palazzo d'Accursio, aspetta Giuseppe Dozza, consegna a Dozza le chiavi del comune e esce dall'ufficio. E fuori trova il comitato di liberazione che dice: lei Agnoli può andare a casa, nessuno la toccherà. E lui va a casa, cioè il podestà che esce dall'ufficio avendo consegnato le chiavi e va a casa sua, mentre fuori c'è tutto quello che appunto è una sorta di guerra civile. Questo ci descrive anche Agnoli, episodio che insomma credo che valga la pena tenere presente. Edoan Saloni,
Arturo Saloni, che anche lui è stato un personaggio, aviatore della Grande Guerra, uno dei primi pionieri dell'aviazione, fondatore dei Divani Saloni quasi 100 anni fa, perché parliamo del 23-24, la fondazione, mai preso la tessera del fascio, però che era partecipato alle bonifiche senza essere fascista, Arturo Saloni, diventa membro del CLN e come membro del CLN gli viene affidato il compito di seguire appunto il processo la fucilazione di Tartarotti. Qui ci sarebbe un lungo discorso sulla mancata epurazione, sul fatto che Bondi non ci sia stata nei ranghi dello Stato con l'epurazione, quindi ci sia la famosa continuità, no? Che i prefetti siano rimasti quelli del fascismo, eccetera, eccetera, però sarebbe un ulteriore discorso. Però a parte questo, viene diciamo l'unico in qualche modo. Sarebbe il capo espiatore, ma non è un capo espiatore, perché con questa lista di reati più che meritato, è l'unico però che viene veramente fucilato, perché tutti gli altri, anche condannati con la fucilazione dell'ergastolo, nell'arco di 3 anni, con l'amnistia togliati completamente, verranno soldi. Arturo Saloni deve portare alla fucilazione Tartarotti. Si porta dietro suo figlio Edo, che all'epoca Edo era del 24, è un ragazzo di 20 anni. Amante della fotografia, il 20-21 aprile, mentre cadono ancora, cioè, non le bombe, ma insomma, ci sono carneggiamenti, francotiratori, mitragliamenti, ci sono, lui fa le fotografie dell'entrata, prima dei polacchi, poi degli americani, c'è un libro molto bello che si chiama La liberazione di Bologna, nell'obiettivo di Edo Saloni, che forse è la più grossa raccolta fotografica, molte foto che noi vediamo sempre proposte, sono foto di Edo Saloni, e anche, ha anche una cinepresa, perché l'ha scambiata con un militare, un ufficiale tedesco in fuga, che cercava una bicicletta, lui gli dava la bicicletta e si fa dare la cinepresa. Quindi lui fa anche delle riprese cinematografiche, sia dai tetti di Bologna dell'entrata, degli alleati, dei partigiani, poi dei momenti della festa, e poi accompagnerà suo padre Arturo, lui appunto Arturo, poi ci sono un po' di funzionari dello Stato, i carabinieri che dovranno fucilare, e poi c'è il papà di Giorgio Comaschi, che era il giornalista di Carlino che farà l'articolo sul Carlino, e accompagna ad assistere alla fucilazione di Tartarotti, per cui c'è un filmato che adesso è in Cineteca, che riprende questa unica fucilazione avvenuta a danno di un torturatore fascista. Ecco, Edo ha poi continuato questa sua passione storica, l'ha coltivata ancora, no? Prima in maniera, diciamo, forse un po' più ingenua, nel senso che è stata l'acquisizione di mezzi militari trasformandoli colorati di rosso nei primi mezzi Ansaloni, quando anche noi che siamo, insomma, ci ricordiamo, io mi ricordo i mezzi rossi con scritto Ansaloni, poi mio papà aveva lavorato con Ansaloni, era stato un giardiniere degli Ansaloni, quindi me lo ricordo ancora bene per quello, e giravano i camion rossi con scritto Ansaloni ed erano quasi tutte jeep o camion americani, abbandonati dagli americani, che gli Ansaloni avevano comprato, riverniciato di rosso e trasformati in mezzi per la vivaistica, perché gli Ansaloni facevano la vivaistica. Poi col passare degli anni Edo scopre una sua passione proprio per le collezioni, ricolora di verde i camion, le jeep, li aggiusta e costruisce questa grandissima collezione di mezzi militari che sono appunto poi diventati la prima costa del Museo Memoriale della Libertà, che poi nel 2000 nasce sotto forma anche di scenografie e altro. È un personaggio straordinario e approfitto, insomma, per dire, ho chiesto oggi pomeriggio, c'è stato un incontro perché con un amico regista che è Danilo Caracciolo, che è autore anche del film Porta Lame, la porta della libertà, che è un film dedicato a Porta Lame, poi ha fatto un film su Giuseppe Dossi, insomma ha fatto altri documentari. Con Danilo Caracciolo faremo un documentario su Edo Saloni, proprio sulla sua storia, la sua vita, sia sulla vita aziendale, ma anche molto sulla vita legata appunto a queste passioni, perché è stato un personaggio davvero, davvero molto interessante. Forse abbiamo detto anche troppo, ci fermiamo. No, infatti, anche perché avrei continuato, perché ancora oggi davvero non riusciamo a fare i conti con questo passato che torna, viene negato, viene banalizzato, viene semplificato, e le cronache, i dibattiti, le discussioni anche politiche quotidiane sui giornali fanno tornare a galla appunto un passato con cui non riusciamo proprio a trovare una pacificazione, a trovare un senso. Però lascerei spazio a qualche domanda, se c'è, perché appunto
Il periodo storico è ampio, i fatti sono tanti e importanti, e la cosa importante era cercare di contestualizzare anche l'operazione, l'operato di Padre Marella all'interno appunto degli anni 40 e durante la Seconda Guerra Mondiale. Padre Marella aiuterà i partigiani, aiuterà anche i figli orfani dei repubblichini, proprio perché Padre Marella era poi interprete di quella fraternità e carità integrale, che quell'umanesimo che mette al centro appunto la persona. Però, insomma, spazio alle domande. Scusate per la lunghezza. No, no. Non siate timidi. Ci sta almeno, come ormai è solito, se posso dire, ringraziamento. Grazie per queste parole, per i suoi racconti. Almeno questo già ci sta. Poi lascio spazio alle domande. Se ci sono degli interventi, dei commenti o delle domande, volentieri. Poi io dico volentieri, ma... Io cito sempre un'altra cosa, che cito sempre, appunto, di Sauro Onofre. Non so se qualcuno ha conosciuto Sauro Onofre, è stato uno storico bolognese, insomma, per me molto importante, anche perché umanamente era fortissimo, no? E io spesso lo chiamavo anche per telefono quando avevo dei dubbi. Marusca, che qui con me, mi sta risorridendo perché sa già cosa sto per dire, no? E perché quando non sapevo delle cose lo chiamavo, dico: ma Sauro, questa cosa? E lui mi diceva: Mauro, io sono bravo ma non bravissimo, come dire, cioè chiedi però non è detto che lui ti sappia rispondere. Eccolo il secchione, c'è una domanda. Facciamo che vieni al microfono, così aiutiamo anche le persone che vedono la registrazione a seguire un po' le domande. E questo vale ovviamente anche per gli altri, se avete delle domande. Premetto che è stata appassionante come racconto, per cui ti ringrazio, anche perché ho capito forse più stasera di quel periodo che di decine di anni di scuole, di studi fatti nel... O stasera ne ho trovato uno molto bravo. Allora, volevo chiederti un leggero passo indietro rispetto a quel periodo, soprattutto della Seconda Guerra Mondiale. Padre Marella è stato un famoso, importante professore. Praticamente nel 1938 che finisce la sua carriera accademica come professore di storia e filosofia, a quel punto anche al Minghetti. Il 38 per me è un anno molto importante, è l'anno delle leggi razziali. Volevo chiederti come la scuola, lui è stato un professore, come la scuola di Bologna, in base alle informazioni, ha reagito, quindi il mondo scolastico, perché dal 38 comunque cambia qualcosa di radicale nel modo anche di percepire il fascismo, perché a questo punto non è più un'isola protetta, favorita da un grande consenso, ma cominciamo veramente a creare questo abbraccio mortale con Hitler. Questa domanda poi se la segna la Mirella D'Ascenzo, che risponde poi lei la prossima volta, però qualcosa ti dico anch'io, perché almeno faccio la figura del bravo, se non del bravissimo, qualcosa devo dire. No, allora, rispetto a tutto il discorso diciamo dell'atteggiamento dei docenti, no? Cioè, come sai, con le leggi razziali poi dopo si impone anche, c'è il manifesto, c'è anche la necessità poi di aderire o meno. Io una cosa che posso raccontare, un episodio legato a questo, su come hai reagito, ci sono pochi, c'è un libro della Simona Salustri che si è addentrata sul tema appunto di coloro che non firmarono e non accettarono le leggi razziali, che sono pochi, pochissimi, in genere peraltro erano quelli meno garantiti nel campo dell'università. Però a proposito del manifesto delle leggi razziali del 38, c'è da segnalare che sono 10 coloro che l'hanno firmato, no? Sono 10 estensori del manifesto, tra i 10 abbiamo un professore di Bologna che si chiama Arturo Donaggio. Questo Arturo Donaggio, che è un firmatario, io ho fatto un po' di ricerche su di lui perché qualche anno fa, non tanto, 3-4 anni fa, l'Archivio di Stato di Roma organizzò un convegno sui firmatari, no? Per vedere chi erano questi che avevano fatto questo manifesto della razza. E siccome appunto c'era un bolognese, mi chiesero di fare un intervento a Roma su Donaggio, quindi mi dovete un po' ricercare.
sul perché questo studioso di scienze di malattie nervose aveva firmato il manifesto. Ed è venuto fuori un ritratto del firmatario, di Donaggio, che lo riporto perché fa parte delle cose, come dire, che sempre andrebbero poi viste un po' in profondità, no? Perché chi sono questi che firmano? A parte i fanatici, no? Poi ci sono altri che mettono la loro firma. Questo è un personaggio assolutamente di secondo piano. È una persona che, tanto per dirti, quando morirà, lui morirà nel 42-43, muore perché viene investito accidentalmente da un camion mentre attraversa la strada. L'allora podestà, che non è ancora Agnoli, scrive a destra manca perché non ha parenti, non ritracciano neanche un parente, tant'è che il comune paga il funerale a questo Arturo Donaggio perché non si trova nessun erede, nessun parente, e lui si scopre che non ha neanche una casa, vive in una pensione come c'erano allora, no? Queste situazioni in cui ti affittavano una camera. Lui è uno che non si è mai occupato di razzismo, non ha mai scritto una riga di razzista, eppure firma il documento del manifesto. E la cosa che del 38 che fa pensare, che fa immaginare, l'unica motivazione per cui lui abbia firmato, è che lui era fortemente dipendente da un suo maestro, che era stato quello, il suo professore, che l'aveva condotto in qualche modo, come succede spesso nelle carriere universitarie, no? Che hai una specie di ordinario al cui ti leghi. Lui, per non mancare rispetto a questo che era un razzista convinto, fascista convinto, firma questo manifesto. Ecco, io riporto questo episodio, poi indagini specifiche sull'atteggiamento nella scuola, sulle politiche, posso raccontarti magari di aver visto, perché li ho sfogliati, registri scolastici, temi, dettati, cose che sono passate nelle scuole, guardo Mirella che lo conoscerà, no? Queste tematiche rientravano magari dentro all'educazione civica, all'educazione politica che si faceva nelle scuole elementari, anche di tipo razzista, però episodi più precisi non ne ho, Massimo. Se vuoi intervenire stasera, vieni su questo. Noi saremo molto felici. No, dunque sulla... A Bologna viene attivata dalla comunità israelitica, dalla comunità ebraica, viene attivata la scuola elementare ebraica, di cui c'è anche una testimonianza, c'è una lapide in via Pietralata, in cui, ecco, questo è un aspetto che sto adesso anche studiando, un aspetto interessante di questa lapide, che ricorda, la scuola era appoggiata nelle scuole Manzolini, dove c'era direttrice una certa Maria Bartolini, e il direttore, diciamo l'ispettore delle scuole elementari di Bologna, era un certo Arnaldo Cocchi. Ora, Arnaldo Cocchi era direttore, mega capo, diciamo così, fino dal 30, quindi attraversa il fascismo, 30 fino al 43 e poi anche dopo. Sopravvive e continua a lavorare anche negli anni successivi. Comprendere come l'atteggiamento anche degli insegnanti, perché era questo, no? Che era anche venuto fuori, gli insegnanti, il mondo della scuola, quale sia stato e le vere reazioni di fronte a queste, alle leggi razziali o, come dice Pardo, razziste, è difficilissimo. Le fonti da questo punto di vista, nonostante appunto l'apertura della scuola elementare ebraica con Iris Volli Pardo e anche Formigini che ci lavoravano, e anche la scuola media ebraica con Ferruccio Pardo, padre appunto del Lucio Pardo, che poi ritornò nel secondo dopoguerra e diresse anche la scuola, l'istituto magistrale Laura Bassi. Al di là delle attuazioni, quindi delle risposte, no, che la comunità dal basso avviò alla media ebraica, l'aspetto che a noi sfugge ancora come storici è comprendere davvero i pensieri. È impossibile raccoglierli se non ci sono delle fonti, tipo i diari, no? Che ovviamente in quegli anni, se anche c'erano, nessuno li ritroverà mai. Comprendere però il vero, la vera... opinione, la vera atteggiamento, il vero risposta degli insegnanti e dei direttori. E qui bisogna andare in un discorso di casi di studio. L'Arnaldo Cocchi, di cui parlavo prima, che ha attraversato pienamente il fascismo e anche le leggi razziali o razziste,
Risulta come uno che in questa lapide viene ricordato come un protettore dei bambini ebrei e li appoggiati nella scuola elementare ebraica. Idem la Maria Bartolini, la direttrice delle scuole Manzolini. Questo è un ricordo che viene assegnato e indicato anche in questa lapide ed è un ricordo di una fonte orale, come appunto Lucio Pardo e della sua mamma che era stata appunto una delle maestre della scuola elementare ebraica. E da altre fonti su cui sto lavorando, a proposito di epurazioni, questi direttori, questi maestri furono anche sottoposti a dei processi, no? O comunque a delle indagini finita la guerra. E nel caso di Arnaldo Cocchi vi sono le testimonianze a suo favore dei Formigini e quindi di alcuni insegnanti ebrei e addirittura di alcuni chiaramente antifascisti sopravvissuti negli anni. Quindi è un microcosmo ancora che è molto da esplorare, da comprendere, a proposito non solo di Padre Marella, ma il mondo della scuola è stato costituito anche rispetto alla questione ebraica da comportamenti ancora difficili da cogliere nella pienezza, oltre ovviamente alla cacciata fuori dei docenti, ma questo insomma lo sappiamo tutti, dei docenti e degli alunni eccetera, ma le vere reazioni, perché di fronte alle leggi magari reagivano attivando le scuole, ma nel sottobosco poi in realtà continuavano in qualche modo a proteggerli. Non so se ho risposto da bravo, bravissima, da bravo. Mi è fatto venire in mente, Mirella, un episodio di un minuto che se volete lo racconto, che non avevo subito presente, perché mio figlio ha fatto le elementari nella stessa scuola dove aveva fatto le elementari Robert Weiss, figlio di Arpad Weiss, allenatore ungherese del Bologna da scudetto di quegli anni 30. No? Allora, naturalmente, venne naturale con la maestra ragionare per fare una ricerca didattica alle elementari, che è durata un paio d'anni, tra la terza e la quarta elementare, su questa storia di questo Robert Weiss. E quindi facciamo una serie di incontri. Tra l'altro venne anche tuo papà, venne Giovanni in classe a raccontare come era lui la sua vita da bambino durante la guerra, su queste cose. E poi facevamo vedere sempre la fotografia di Robert, perché avevamo delle fotografie, di Robert Weiss, che poi appunto venne cacciato da scuola con le leggi ebraiche, dovette col padre lasciare Bologna, andarono prima a Parigi, poi andarono in Olanda, poi furono catturati e finirono in campo di concentramento ad Auschwitz, dove sono morti. Lui, la moglie e i due figli, tra cui Robert. E facevamo sempre vedere questa fotografia, faccio così perché avevamo uno schermo, di Robert con Giovanni, che Giovanni era il miglior amico di Robert, no? E dicevamo sempre, adesso poi i bambini, l'ultimo incontro viene qui Giovanni che ci racconta com'era la vita con Robert. E c'era sempre questa foto di questi due bambini con i pantaloncini corti e la maglietta in righe, no? Finalmente viene il giorno che abbiamo ospite Giovanni, che naturalmente Giovanni non era più il bambino così, perché nel frattempo aveva messo insieme un'ottantina d'anni. Arriva questo signore un po' anziano, tra l'altro anche un po' malato, arriva e dice, c'è Giovanni. Tutti lo guardavano, perché avevano tutti in mente che arrivasse un bambino che mantenesse i ricordi, no? Quindi non lo riconoscevano. A beneficio di chi a casa Giovanni è Giovanni Bettazzi. Sì, sì, sì. Che ci manca anche molto. Qui c'è un'omonimia perché Giovanni Bettazzi è venuto, ma è un altro Giovanni, naturalmente quello che era amico di Roma. Se non ci sono altri interventi, io vi lascio con due ultimi appunti. Il primo è l'appuntamento per il prossimo mercoledì con l'arte e il sacro, quindi l'arte a servizio del sacro e tre artisti che si sono dedicati a utilizzare l'arte per raccontare Padre Marella. E quindi il prossimo 3 novembre saremo di nuovo qui. L'altro appuntamento, purtroppo per chi è in streaming non sarà possibile, quindi vi invito a visitare il museo, ma per chi è qui in presenza c'è una parete che si chiama la parete degli oggetti all'interno di questo museo che ci racconta delle storie. A partire da alcuni oggetti entriamo e ci facciamo raccontare la storia di questi oggetti. Uno di questi oggetti è una foto dei famosi partigiani di Portalame, e quindi chi è qui oggi riuscirà a vedere quel famoso aneddoto su Padre Marella e i partigiani di Portalame. Per tutti gli altri vi aspettiamo al museo. Grazie mille. Volevo
dire una parola per ringraziare, uno, per la pazienza, perché siete stati tutti quanti attenti, due, perché non è facile stare attenti e neanche fare un intervento dopo quasi 2 anni di pandemia, perché io devo dire che è la prima occasione che mi trovo a parlare così in una situazione museale o serale dopo tantissimi mesi, per cui è una novità, quasi una novità. Ce n'è una gran voglia. Sì. Comunque è una botta di vita per tutti, il fatto di riappropriarci della tridimensionalità, esseri umani.